Quando ti abitui allo zucchero, non accetti più il sale. È una delle tante frasi attribuite negli anni all'allenatore Giovanni Trapattoni, un aforisma che volendo calza anche a Pallacanestro Biella, che torna dalla Sicilia con il retrogusto amaro di una sconfitta, di misura, ma che chiude il banchetto luculliano fatto di 3 vittorie consecutive, con la capolista come portata principale. Senza ricordare forse che nei primi 2 mesi i rossoblù hanno malapena rosicchiato qualche briciola. Nel complesso quindi va bene così. La partita tra Capodorlando e Biella è stata un'odissea di 40 minuti più 2 tempi supplementari, combattuta, equilibrata, anche divertente. 95-91 per i padroni di casa, alla 3ª vittoria consecutiva pure loro. Equilibrio sovrano fin dal primo quarto. La prima spallata di capo viene assorbita da un 3° parziale mostruoso di Biella, che però si fa recuperare negli ultimi 10 minuti di gioco. 2 squadre che nel corso della partita hanno comunque dilapidato doppie cifre di vantaggio. Biella si regala il primo supplementare grazie a una bomba di Pollone. Il secondo invece glielo confeziona Kenny Esbrook. 2 tiri allo scadere che dovrebbero far comunque riflettere su eventuali recriminazioni. Entrambi, però, hanno patito non poco gli americani di capo. 38 punti per Mac, nessun rossoblù ha i mezzi per arginarlo in area. 25 con 12 rimbalzi per King, tra i talenti offensivi più cristallini del campionato. 13 assist del giovane play britannico Ellis, bel giocatorino davvero. A deciderla, negli ultimi secondi, è l'energia del baby Vecerina, che già aveva fatto male a Biella l'anno scorso a Bergamo. Ai rossoblù non basta la doppia doppia di 29 punti e 10 rimbalzi del solito Davis, che insieme ad Esbrook e alla coppia Morgillo-Pollone, 17 per entrambi, regge l'attacco biellese, ieri non troppo ispirato, al di là del punteggio viziato dai 10 minuti extra. Si volta subito pagina, domenica c'è il derby con Casale, o magari no, i Monferrini non hanno giocato ieri con Cantù, ostaggi dei tamponi, tanto per cambiare. Sì, sì, è stata una partita dalle due facce, una partita dove sicuramente Capodorlando ha giocato meglio nei primi 2 periodi. Non è facile giocare qui, il viaggio è lungo, è un campo difficile, noi abbiamo speso tantissimo la settimana scorsa, non riesci a resettarla e quindi giochi l'inizio della partita senza la necessaria attenzione e la necessaria grinta che serve per giocare contro una squadra come Capodorlando e l'abbiamo pagato. Devo dire che siamo stati anche fortunati a non prendere un parziale più grande alla fine dei primi 2 periodi. Poi io so che alleno una squadra di ragazzi per bene e di ragazzi che hanno un'anima e l'abbiamo rimessa e credo che abbiamo giocato 2 ottimi periodi, il 3° e 4° periodo, sia come qualità, sia come attenzione, sia come scelte. Forse, essendo andati anche a più 10, potevamo chiuderla. Quindi devo dire che abbiamo fatto delle cattive scelte. La partita poteva essere chiusa in quel momento. Al di là di questo, mi tengo buono la reazione, mi tengo buono la voglia di lottare, mi tengo buono tante cose. Faccio i complimenti a Capodorlando e guardo avanti perché non è il momento di fare calcoli, tanto meno per noi. Quasi facevamo tenerezza. Ora nessuno pensa più la stessa cosa nei nostri confronti. Però non è il momento di adagiarsi, è il momento di continuare a lavorare senza far calcoli. Alla fine dell'ultima partita alzeremo la testa e vedremo cosa ci siamo guadagnati.